signor usciere, ma almeno me lo dai il bando per partecipare al concorso? No, non te lo do. Ma... più tardi forse, ma ora certamente no. Ma tutti hanno diritto ad un lavoro, caro il mio. E allora, gli uomini di campagna? E allora, gli uomini di campagna? Non sapendo quello che sto delle va a fare? Non sapendo che si deve fare? Sall'unco in terra e sta a dormire. Sall'unco in terra e sta a dormire. E sognò, sognò. E sognò, sognò. Di quando al paese... Vino, vino, vino. Fettuccine! Le gnocche! Gnocche! Fettuccine! Ti porta milioni perché parte nel mio... Salome! Salome! Ciao Franca! Abbraccio! Abbraccio! Sciarpa! 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 Colnini! Cioccolatini! Cioccolatini! Pollo, 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 sarebbe un pollo, insomma. Ciao! 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 È una vita che sto aspettando di trovare questo lavoro, almeno il bando me lo fa fare? No, non te lo faccio fare, più tardi forse, ma ora certamente no. No, e tu, piuttosto che tediarmi con queste tue fanfaluche, parlami di te, sì, parlami delle tue origini, sì, della tua terra, parlami della tua terra, sicuramente avrai una conoscenza infinita di milioni di fatti, accadimenti, storie, e fatti, accadimenti e storie, raccontaci! Allora, qui noi siamo roccani, sì, decisero di fare la rocca, ah. Era un inizio del castello, ah. Il castello fu edificato nel 1084. Nel 1084 da un signore che si chiamava Sinibaldo. Oh. È per questo che si chiama Rocca Sinibaldo. Ecco. Ecco. E poi deve sapere che un nipote di questo Sinibaldo, sì, che si chiamava Sinibaldo, originale in famiglia, era partito per la Sicilia, oh, andato dall'imperatore Ruggero II di Sicilia, sì, e fece una figlia. Adesso mi ricordo! E poi i prosciutti anche facciamo! Addirittura! Oh. E il formaggio pecorino! Sì! E anzi, io il formaggio pecorino è fatto direttamente dalla mia signora! Glielo volevamo offrire, signor comandante! Ah, grazie!
A lei le piace il formaggio pecorino? Adesso ha accettato. Mi fa entrare? Accetto ogni cosa perché tu non creda di aver lasciato qualcosa di intentato, ma no, non puoi entrare. Più tardi forse, ma ora certamente no. No, no, io non ho capito che ha detto prima. Lei accetta solo? Accetto perché non, lei non creda di aver lasciato qualcosa di intentato. Ah, però l'accetta. Accetto solo perché intentato. Beh, noi qua poi facciamo le feste. Ah! E quando facciamo le feste? Cosa fate quando fate le feste? Mangiamo! Mangiate! Beviamo! Bevete! Sì, e poi? E poi? Ai compaesani? Andiamo? E balliamo! Andiamo a cena, chi paga? No. Andiamo belli? Peppuccine, whisky? Andiamo. C'è una polpa. Adesso andiamoci una bella canzone. Qua. Il lavoro. Ma mi vuole far accedere a quella porta del lavoro alla fine? No, non puoi entrare, più tardi forse, ora certamente. No. Ah, e allora io gliela faccio pagare, perché io mi rivolgo, io c'ho il sindacato, io mi sono informato. Chi c'ho lei? Io c'ho il sindaco, no, il sindacato dico. Che c'ho paura! Il... E adesso io faccio entrare il mio sindacalista. Me l'hai vista bene. Arrivai, Lei sta violando ogni legge. Lei sta violando il codice dei lavoratori. Io rappresento il signore. Io faccio parte del sindacato lavoratori precari bislacchi. Lui certo non è tanto normale, ha un curriculum eccezionale, perché non lo fate accedere a questo benedetto lavoro? Dovete sapere che lui è un lavoratore instancabile. Ah sì? Lavora anche 25 ore al giorno, 26 anche, 26. Me l'ha detto, una volta ho lavorato 26 ore, dico 26. Però effettivamente c'è da dire una cosa. C'è un vizietto che incide effettivamente sul suo successo lavorativo. Ma una cosa così,
Lui ogni tanto viene licenziato. Licenziato? Ogni tanto è stato licenziato. Cioè, sempre viene stato licenziato ogni volta che. Ma per sbaglio! Ogni volta che viene assunto, viene poi licenziato dopo poco, sai perché? No. Perché? Ogni tanto sgraffigna un po' di merce. Ma perché? Ma che sentici? È un po' cleptomane, sgraffigna un po' di merce. Ma non è. Cioè, lui è bravissimo, è un lavoratore istaccato. Il problema fondamentale è che poi lui fa fallire tutte le aziende in cui lavora, perché sgraffigna troppo. Ma come fallire? Ma io non ho mai lavorato, una vita che aspetto il lavoro! Senta, lui è modesto, non ha mai lavorato, ma è modesto, è un grande lavoratore. Ma mi faccia il piacere! Ma se ne vada! Ma voi mi volete pazzo, mi volete! Lei non ha bisogno allora di un sindacalista, me lo. Lei è cleptomane, vada dallo psicologo. Questa porta del lavoro non ha mai chiesto nessuno di entrare. Questa porta era riservata a te. Soltanto tu potevi accedere attraverso questa porta. E adesso finalmente la chiudo e me ne vado. Che sei sta tanto bene, te metti gli scarponi. Se c'è qualcosa che non ho mai potuto sopportare è un povero omino che canta le canzonacce dei suoi padri come se avesse una lurida orchestrina nelle sue putride budella. Non li ho mai potuti sopportare, qualunque età avessero. Metti gli garzoni,
Io non voglio più vivere in un mondo schifoso come questo! E perché? Che cos'ha questo mondo? Di tanto schifoso. Ladies and gentlemen. Questo mondo c'ha di schifoso che prima per studiare te lo devono pagare, perché poi non riesci a studiare se no. E quando ti laurei devi averci un'altra laurea. E quando chiedi un lavoro non ce l'hai, sei disoccupato. Sei disoccupato a vita e poi ti fottono pure la pensione. Non voglio più vivere in un mondo a schifo. E mo a te me. Si narra che un tempo due angeli sostavano dinanzi le porte di casa per impedire l'ingresso agli spiriti cattivi. Un predicatore raccontava la storia dell'uomo di campagna come esempio di virtù e di perseveranza. Dapprima divenne una fiaba raccontata dalle madri ai propri figli. In seguito divenne un rituale rappresentato in tutte le piazze d'Europa per la festa della Pasqua. Oh, 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 se dici, no? Zitta, zitta con la trombetta, zitta. Se dice, no? Che a un certo punto gli uomini di campagna si ritrovavano in un posto che essi non era mai visto. In questo posto era belli, capite? Ci stava tutta la gente che era allegra. E tutti che cantenni, ballenni, si guardavano intorno. Ci stava all'angolo la gente che con gli organetti canteva la canzone della ciociara. E quando la ciociara sono marita, e chi ci dà gli spaghi e chi la ciocia. E dall'altra parte, no? E dall'altra parte ci stanno chi che cantano la canzone di Maria Nicola, che ballendo, no? Maria Nicola bella, tra si fatta fa, e una bella putocona tu putivi marita. Tabernacolo del Campo Santo, la mamma Anna lo depose
tesoro, un po' tesoro.